Salve a tutti e benvenuti qui su Leveste, eccoci con un nuovo video di 11 News di questa settimana, settimana numero 21. Oggi andiamo a vedere, come sempre, alcuni sconti, aggiornamenti, novità generali, eccetera, eccetera, ma soprattutto andiamo a vedere la grande novità di Ableton, ossia il Push 3. Spettacolare, non vi dico nient'altro. Se siete interessati, cose che vi consiglio di andare a fare, cioè vi consiglio di vedere il video fino alla fine, così vi aggiornate pure su tutto quello che è stato questa settimana. E niente, va bene. Qui sotto trovate appunto tutti i link che andrò a citare in questo video. Detto ciò, possiamo iniziare. Andiamo a vedere subito la prima news. Vai. Iniziamo a parlare di sconti e lo facciamo con uno sconto estivo della Native Instruments Summer of Sound. Ecco qua, imperdibile risparmio estivo a metà prezzo, dice il 50% su che cosa? Su il pacchetto Complete 14, poi ci sono strumenti a metà prezzo, oggi non riesco a parlare, cavoli, effetti ed espansioni che sono appunto utilizzabili attraverso appunto in questo caso, vedete, abbiamo sì, il Contact e strumenti stimolanti come Playbox e Lawless e altre cose. Ok, ci sono appunto, se volete appunto saperne di più su questo, dici no, a me interessa gli strumenti, effetti ed espansioni, vado a vedere, vedi tutte le offerte. Clicco qua ad esempio e lui mi fa vedere in questo caso le offerte relative appunto a quello che ho selezionato. In questo caso vedete ci sono praticamente tutte le offerte, queste sono Complete 14, mi fa vedere il prezzo originale senza offerta e poi ovviamente anche il prezzo attuale, vi dice anche quanto risparmiate, ovviamente la metà. Ecco qua, ci sono tutti questi sconti al 50%, tutti questi prodotti al 50%. Ok, e vediamo perché l'avevo scritto. L'offerta è valida fino al 6 luglio 2023. Ancora c'è tempo, però comunque potete dare un'occhiata, potete mettere qualcosa da parte e dire: cavoli, io adesso mi compro questo qua, Guitar Rig 6 Pro, perché costa 99 euro. O altre cose, comunque sul sito potete appunto andare ad esplorare meglio tutto quanto. C'è anche il 50% del Tractor Pro, niente, mi è inutile, non riesco a parlare oggi. Pro 3, ok, c'è il 50%, potete andare a vedere appunto meglio nei vari dettagli cliccando sempre sul link che fa parte appunto del prodotto. E basta, ok, poi c'è anche il 50% in realtà dell'Isotope, in questo caso della suite per il mastering. E anche qua io dico, voglio vedere tutte le varie offerte relative appunto all'Isotope ed ecco qua che mi fa vedere in questo caso tutto quanto e ci sono gli sconti. Anche questi sono davvero interessanti. Ok, possiamo prendere quindi a metà prezzo. Very, very good. Un altro sconto davvero interessante riguarda questo mega pacchetto chiamato Complete Drums 2 Bundle di Wave Alchemy. Praticamente è appunto un mega pacchetto con tanti, tanti, tanti campioni. Qua vi dice quanti sono. Include 34.000 campioni di batteria. Ok, quindi sono appunto dei suoni di batteria elettronica a 24 bit prodotti in modo impeccabile. Wave Alchemy ha anche creato tonnellate di nuovi kit per un totale di 400 kit e qua ci sono appunto tutti i kit che sono presenti in questo pacchetto che acquistate. Poi qua vi fa vedere anche l'anteprima che potete ovviamente andare ad ascoltare prima di acquistare e qua vedete quanto costa al momento con questo sconto 79 euro. Sempre su questo sito abbiamo un altro sconto davvero interessante, 78% di sconto per quanto riguarda Vector di Nova. Praticamente una libreria che ovviamente si interfaccia, si utilizza con il Contact. Ora vi faccio ascoltare un'anteprima, è una libreria appunto orchestrale, vedete, poi vi dice un po' quello che c'è, ci sono dei synth, degli effetti, dei drums e altre cose, altri suoni organici pure, organic. E basta, abbiamo 3 giga appunto di campioni che sono sempre di ottima qualità e andiamo a vedere un'anteprima così ve lo faccio subito capire bene di cosa si tratta. Ecco qua come si presenta. 116 instruments, 467 beautiful craft samples.
Adesso Hornet Plugins offre l'80% di sconto per celebrare, io non riesco mai a dire questa parola, per il suo 8° anniversario, offrendo sconti fino all'80% sui suoi plugin audio. E in questo caso andiamo a vedere quali sono. Ecco qua il sito, clicco qua per vedere meglio di cosa si tratta, cioè quali sono i prodotti in sconto, eccoli qua. Vedete, questo possiamo prendere a 24,99, questo addirittura è gratuito, cosa che vi ho consigliato nell'altro video, e poi altri prodotti, ripeto, sempre in sconto. Vedete, voglio sapere di più su questo plugin, mi fa vedere di cosa si tratta. Vedete, ci sono dei plugin davvero interessanti. Ecco qua, questo appunto è il Real Time Chord. A questo punto il Real Time ci fa vedere gli accordi, il tempo e la chiave, quindi ci trova anche la chiave. Molto molto bello questo qua, ne ho preso uno a caso e devo dire che ne ho trovato uno davvero interessante. Vedete, il prezzo ovviamente senza sconto è di 13,99, con questo 80% di sconto lo prendete a soli 4,20 euro. Approfittatene perché l'offerta scade il 29 maggio del 2023. Infine, sul sito Plugin Boutique abbiamo in sconto M Transformer, abbiamo uno sconto del 60%. Questo plugin della Melda Production ci permette di cambiare il pitch e la frequenza, quindi di fare un pitch shift e un frequency shifting. Praticamente ci permette appunto di intervenire sul pitch e sulla frequenza, un po' come fa il dispositivo di Ableton Shifter. Quindi qua lo possiamo prendere, in questo caso al momento 27,45 euro, vediamo il tema, ok, fino al 4 giugno 2023. Ok, quindi approfittatene. Ora vi faccio vedere anche di cosa si tratta questo plugin, vi faccio vedere questo video. Frequency shifting, pitch shifting and just general spectral fun is what you get with M-Transformer. Now, with M-Transformer, you have complete control over the frequency spectrum. It comes with 15 different devices. We're lost souls, we're dying, but it won't stop us from dreaming like we're flying. Questa è frequency shift. We live for the moment, no regrets from the past. We're lost souls, we're dying. Come plugin gratuito di questa settimana vi consiglio Chorus. È praticamente un chorus, un plugin che ci permette anche di aggiungere una notevole ampiezza stereo, e lo possiamo prendere in questo caso a soli 0 euro. Non c'è un tempo limitato, può essere scaricato gratuitamente fino al 15 di giugno, mi raccomando, quindi approfittatene e potete quindi provarlo, ed ecco qua come si presenta. E andiamo però a vedere adesso un video, così vi spiego meglio, vi fa vedere meglio di cosa si tratta. È sfrutta una modulazione vintage, ok, quindi si basa su quello per creare anche effetti lo-fi davvero interessanti. Andiamo a vedere questo video. Andiamo a vedere però adesso in azione, e possiamo appunto aggiungere più ampiezza. Il filtro ora lo disattiva per far vedere come prima. Vedete, completamente diverso. Anche sulla batteria davvero interessante. Dato che mi sentivo un po' in colpa per avervi consigliato soltanto un plugin questa settimana, un plugin gratuito, do però un altro consiglio, cioè vi lascio in descrizione questo video. In questo video che appunto realizzato io questa settimana, vi ho consigliato dei plugin gratuiti, cioè delle alternative plugin a pagamento, di plugin soprattutto anche conosciuti, e ho trovato delle alternative davvero valide, davvero ottime. Andiamo a vedere velocemente questo video. Stati muto per adesso, parlo io, ed ecco qua c'è l'alternativa al Fabifilter Q3, vi ho fatto vedere qual è. Poi vi ho fatto vedere anche l'alternativa del plugin, in questo caso il Valhalla Room. Poi un'altra alternativa che è il Volume Shaper. Altra alternativa, questo è sempre quello di prima, Volume Shaper, al plugin Standard Clip, quindi un clipper. Vi ho fatto vedere un'alternativa all'Alter Little Alter Boy. E poi così via, anche vedete c'è il Greylon, l'alternativa all'Autotune, o anche al Little Alter Boy, e basta.
poi sì, altre alternative che vi consiglio di andare a vedere perché sono davvero davvero interessanti. Adesso andiamo a vedere alcune novità, alcuni nuovi prodotti, in questo caso di casa Arturia, che ha realizzato un nuovo, una nuova tastiera, un nuovo controller MIDI. Eccolo qua, si chiama Keylab Essential MK3, che è diverso dall'MK2 ovviamente. E ecco come si presenta, ve lo faccio vedere anche da vicino. Abbiamo praticamente già una cosa che è una grande novità, è questo display, un display davvero comodo che ci permette in questo caso di controllare al meglio la DAW e soprattutto si interfaccia bene anche con Ableton. Ho visto alcuni video e poi abbiamo la possibilità di andare a controllare le scene, le tracce, davvero davvero comodo. Poi abbiamo anche qua appunto alcuni pad, abbiamo anche il controllo di, ovviamente, di trasporto, play, registrazione, che ripeto si interfacciano bene con Ableton ma anche con altre DAW come c'è scritto su questo sito. E possiamo acquistare questa tastiera ovviamente a 49 tasti a 199 euro, oppure quella 61 che costa 249 euro. Altre news, diciamo, cose interessanti sono il fatto che possiamo, cioè che include dentro questa, quando acquistiamo questa, questo controller, in questo caso abbiamo la possibilità di avere anche l'Analog Lab V, che include appunto una serie di suoni, 7000 suoni, ok? Ovviamente è un controller MIDI, non è un sintetizzatore che genera lì stesso il suono, ma viene generato poi sul software, quindi dentro il computer. E troviamo però, quando acquistiamo questo controller, anche Ableton Live Lite, che è comunque appunto una versione molto molto leggera, già praticamente tanti limiti, però per iniziare è davvero ottima. E basta. E poi ci sono sì altre cose che include, altre cose che vi danno in più, penso anche Loop Cloud, forse con un abbonamento, un qualcosa. Ok, sì, vedete, avete 2 mesi di abbonamento a Loop Cloud. Adesso parliamo di uno dei sintetizzatori più iconici della storia, sto parlando senza dubbio del Moog, anzi del Mini Moog, che in questo caso però non festeggia 70 anni il Mini Moog, ma è l'azienda che ha messo in commercio appunto il Mini Moog, che festeggia 70 anni e per il suo 70° anniversario hanno creato un'esperienza virtuale davvero ben fatta. Andiamo a vedere, ecco come si presenta. E poi ci sono diverse stanze, queste stanze, ogni stanza rappresenta qualcosa. Ad esempio, se clicco qua vado a vedere il jukebox, cioè dove andare ad ascoltare delle tracce, dei brani prodotti appunto utilizzando il Mini Moog. Poi c'è anche la possibilità di costruirci un synth, quindi un Mini Moog piccolissimo fatto con il cartone. E poi possiamo anche, una bella idea questa, e poi possiamo anche fare un po' di pratica utilizzando appunto il sintetizzatore, dove possiamo suonarlo e possiamo anche cambiare tutti i vari preset e quindi cambiare i suoni. E poi c'è anche, vedete, ci sono alcune immagini del sito. E per fare un po' di storia, per celebrare al meglio questo 70° anniversario, vi dico alcune cose. Ad esempio, questo è il Mini Moog, appunto, che è stato messo in commercio nel 1970, ed ecco qua come si presenta. Ok, è stato messo in commercio, ovviamente inventato da Robert Moog, da qui prende il nome, quindi lui è il padre, e poi ovviamente è stato messo in commercio dalla Moog Music, che è l'azienda, la società, e fu uno dei primi sintetizzatori di prezzo accessibile, $1500 se non erro, sì. Ok, poi qua possiamo vedere invece che nel 2022 è stata fatta una riedizione del appunto Mini Moog, ecco come si presenta, che mantiene sempre le proprietà originali ma cambia qualcosina. Questo poi ovviamente è il padre, l'inventore, l'ingegnere Robert Moog. Poi possiamo invece vedere su questa pagina Moog Music, che come dicevo è la società statunitense che nel 1953 è stata fondata, nel 1953 festeggia 70 anni. E andiamo a vedere questo sito, ecco qua, io posso andare a cliccare, che ne so, andare a fare jukebox. Vedete che bella animazione. Devo fare l'accesso con Spotify per poter ascoltare queste tracce, ma torniamo indietro, altrimenti ci becchiamo un bel copyright. E possiamo anche costruire, in questo caso, un synth. Vedete? Build a synth. In questo caso io ho scaricato, perché se cliccate su download vi fa scaricare questo PDF, dove potete creare, vedete, utilizzando questi materiali, potete andare a creare un piccolo Mini Moog.
davvero davvero interessante questa cosa. Ecco qua, vedete, poi dovete piegare il cartone, dovete farlo in questo modo, ci sono tutti i vari passaggi, quindi potete farlo anche voi se avete tutto ciò. Poi, tornando indietro, cosa possiamo fare? Possiamo ovviamente andare a scaricare anche l'applicazione, possiamo anche vedere il teatro, quindi possiamo, in questo caso ci sono, vedete, le VHS, e vedere tutti i vari filmati, dove è praticamente la storia del Minimoog, cosa che andrò a vedere assolutamente, perché a me queste cose piacciono, mi piace molto andare a vedere da cioè, come tutto è iniziato, mi piace andare indietro e capire, dire, ah, ecco come hanno creato questa cosa che oggi è fondamentale, che oggi è diventata una cosa praticamente indispensabile, davvero davvero bello. E torniamo indietro però, perché così almeno proviamo anche a suonare qualcosa, ok? Non possiamo cambiare ovviamente i vari parametri, però possiamo suonare, possiamo cambiare anche i preset. Frank Zappa. Vabbè, poi ci sono altre cose che potete esplorare sempre su quel sito. Face Synth, vediamo questo. Entra. Fotocamera. Ok, questo si deve utilizzare. Ah, bello. Questo lo devo provare. Questo si deve utilizzare da cellulare. Ok. Altra cosa che invece possiamo fare è... praticamente niente, poi possiamo anche acquistare un biglietto. Dice, ma perché devo acquistare un biglietto di $20? Perché potete tentare la fortuna, perché dal 23 maggio fino al 23 giugno potete fare un sorteggio, che potete andare a fare questo concorso, che quando poi si chiuderà farà il sorteggio e potete vincere, se siete fortunati, il Minimoog, la prima serie. Vedete qua, vi fa vedere anche l'immagine, il numero della matricola, vedete, 000001, e quindi potete vincere questo. Ed eccolo qua, il nuovo Push 3, spettacolare, il Push di Ableton, di casa Ableton, che questa volta si è superata. Ha creato un mostro, ha creato uno strumento musicale a tutti gli effetti che ci permette di praticamente creare qualsiasi cosa. È un computer portato a tutti gli effetti. Perché? Perché adesso al suo interno ha un processore, una RAM, un SSD, una batteria integrata, una scheda audio integrata, praticamente possiamo staccare tutti i cavi e fare musica, ok? Fare tutto quello che possiamo fare all'interno di Ableton. Possiamo ovviamente andare a controllare poi le varie scene, possiamo andare a mettere diversi effetti. Le scene, la vista sessione ovviamente ce l'abbiamo anche su Push 2, ma qua è stata nettamente migliorata. E soprattutto una grande novità sono i pad. I pad sono adesso più sensibili, reagiscono meglio, ma soprattutto abbiamo anche finalmente l'MP, MIDI Polyphonic Expression, quindi l'espressività polifonica del MIDI, dove possiamo in questo caso, un pad ha più espressività, quindi io posso fare, premo il pad e se lo premo più a lungo, lo schiaccio più forte, posso ottenere un altro movimento. Posso ad esempio configurarlo con il filtro, e quando io premo più forte il pad il filtro si apre, o così posso fare ad esempio col pitch, perché possiamo utilizzare anche l'asse X e Y, ci sono tre tocchi in realtà, soprattutto utilizzarlo con strumenti tipo chitarra, violino, che hanno appunto le vibrazioni che possiamo ricreare con questo, perché possiamo premere su questo pad che corrisponde ad esempio ad una nota, e io posso passare ad un'altra nota, ma non che rilascio il pad, ma direttamente trascino il mio dito nell'altra nota. Spettacolare. Ora comunque vi faccio vedere un video così per farvi capire meglio di cosa si tratta. Quindi abbiamo l'MP, abbiamo anche diversi tipi di connettività, in questo caso abbiamo anche il CV, che è praticamente il control voltage per poter collegare questo push con un sintetizzatore tipo analogico, e quindi possiamo praticamente collegarlo con qualsiasi altro tipo di strumento, dispositivo, la connettività Wi-Fi, quindi possiamo appunto andare anche a scaricare delle librerie, perché ripeto, c'è un SSD se non erro di 256 giga, compreso sempre nel prezzo, e possiamo avere tantissimi suoni. Ma vi dirò di più, perché abbiamo anche il progetto, come vi dicevo c'è un Ableton Mini dentro, e abbiamo anche, possiamo salvare il progetto, e salvando il progetto noi possiamo anche poi passarlo sul nostro computer, quando appunto apriamo poi Ableton, possiamo continuare
sul computer o viceversa. Spettacolare questa cosa. E abbiamo due tipi di versioni. Abbiamo il push standalone, come vi dicevo, che comprende in questo caso, vi faccio vedere meglio da vicino, eccolo qua. E abbiamo un Intel di undicesima generazione con un i3 e 8 GB di RAM, quindi la versione standalone ha proprio questo. Poi ha anche una batteria che dura 2 ore e mezza, se è sempre acceso, appunto, in funzione. E poi abbiamo 256 GB di, come vi dicevo prima, SSD, ok, di spazio per poter archiviare tutto quanto. E la batteria può essere ovviamente anche sostituita e costa attualmente 1899 euro. Oppure possiamo prendere quest'altra versione del Push 3, però appunto deve essere connesso al nostro computer, quindi si deve interfacciare poi con Ableton. Qua però una cosa interessante è che se noi acquistiamo questo di 949 euro, perché al momento non abbiamo 1899 euro, possiamo però in un secondo momento fare l'aggiornamento, perché ovviamente questo da 949 non ha una batteria, non ha un processore, non ha tutte le cose che ha la versione standalone, però ha la possibilità di poterci poi mettere i vari appunto componenti. Se faccio infatti using the upgrade kit, ci fa vedere che possiamo acquistare ad un prezzo di 999 euro. Ok, in realtà se poi facciamo così questo passaggio ci costa di più, 999 più 949, ovviamente siamo a 1000, arrotondiamo, 1949. Ecco qua, vedete, ci arrivano poi questi, tutti questi kit, tutti questi componenti, e poi possiamo metterli sul push che non è standalone. Andiamo a vedere però l'introduzione di Ableton. Spettacolare. Vedete tutte le varie connettività. Jog wheel. Vedete come lui trascina il dito, ok, tra un pad e l'altro. L'equalizzatore, possiamo praticamente fare di tutto. Vedete la vibrazione? Il P. Ok. Possiamo poi andare a modificare diversi settaggi di questo MP. Mamma mia, guardate. Cambia nota e fa altre modifiche, tipo sul filtro. Ha staccato tutto, vedete? E sta collegando adesso la chitarra, perché appunto ha una scheda audio integrata. E sta registrando, vedete? Sul display si vede la registrazione, che poi si può modificare, vedete? Gain. E adesso ha collegato appunto il push ad un sintetizzatore esterno, il Moog in questo caso. Mamma mia, i brividi, ragazzi, ho visto già questo video due volte, ma è la stessa sensazione. Se volete saperne di più su altre novità, vi consiglio di vedere anche questo video di questo canale che ho scoperto da poco e che ho trovato davvero interessante, molto bravo lui a spiegare, a raccontare tutto quanto, quindi vi lascio anche questo video se volete saperne di più, perché vi ha appunto fatto vedere in 17 minuti tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Push 3. Va bene, questo è quanto per quanto riguarda questa news. Per questa settimana è tutto. Ci sono state, devo dire, un bel po' di news, un bel po' di novità, aggiornamenti, sconti e soprattutto il nuovo Push 3. Spettacolare, ancora non riesco a togliermelo dalla testa. Fatemi sapere qui sotto la vostra, fatemi appunto sapere quale di tutte queste cose che vi ho detto oggi, non lo so, è stata interessante. Magari fatemi sapere, oh sai, Levstep, ora grazie a te, grazie a questo video, più che altro grazie a me, io non faccio niente, condivido solo queste notizie e basta. Però fatemi sapere, magari dici guarda adesso mi vado a comprare questo plugin, guarda il Push 3 è spettacolare ma non ha questo, insomma fatemi sapere tutto quanto. Quindi noi ci sentiamo qui sotto, se magari vi va di iscrivervi su questo canale perché magari trovate interessante un po' questi tipi di video, potete farlo, qui sotto c'è il tasto. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, vi auguro una buona continuazione, ma soprattutto buona musica. Ciao.